Per esempio, le zanzare mordono. In bengalese è Mosha Kamrai. Mosha zanzara. Kamrai morde, le zanzare mordono. Nella loro lingua la mosha diventa busuri. Busuri. La zanzara è il busuri. E ha dei possibili doppi sensi per chi l'ascolta con la lingua bengalese? No. È proprio loro dialetto. Sì. Il torcari qua, loro non dicono mai il torcari, il curry, che va assieme al riso. Il termine per curry è tian. Torcari, in bengalese torcari, curry, indiano. Curry, torcari. Hanno gli inglesi o è già una parola? È roba loro. La India, roba loro. È roba loro, roba della loro lingua, sì. Originale. Ma loro dicono tian. Beh, allora, visto che anche... Idur, loro sono molto ghiotti, questo gruppo qui tribale, dei topi campagnoli. Sì, i topi. Quei toponi non da fogna, no, campagnoli che mangiano il riso, Non sono di riso, sono molto ghiotti. E un paio di mesi fa noi qui avevamo riso, abbiamo levato il riso, vengono a zappare per tirare via questi pagli lì, e mi dicono ci sono delle tane, dei topi, se smettiamo di lavorare e andiamo alla ricerca, possiamo? Non c'è, no, andate. Dopo mezz'ora arrivano due toponi grossi. Abbiamo già fatto la migliata. Sì, ma grossi e ben in carne. Sono anche buona carne. Ben in carne. Di sicuro buone, mangiano, non so di foglia, so sì, di vegetale. Mangiano riso, infatti io avevo trovato almeno un paio di chili di riso dentro nella tana. E allora cosa fanno? Gli rompono i denti perché mordono. Con la zappa, un colpetto sul muso, gli rompono i denti così che non abbiano più a mordere. E poi qui le ragazzine li hanno presi, e li hanno pelati e li hanno fatti a pezzettini, una gran magnata. Ed essendo parlato una carne molto prelibata, padre Luigi ne ha lasciato un po' per voi, che ve l'ha messa oggi insieme alle patate. Beh, se era quello era buono, allora... però non farmici pensare. No, scrivere a qualche libro, non per acquistare fama. No, lei ha da raccontare delle cose che se non c'hanno la divulgazione, per noi è un peccato, vanno un po' perse. Come a noi ce le raccontate, raccontarle un po' al mondo. Vedremo, poi quando scrive un po' di tempo. Tanto non c'è niente da fare dalla mattina alla sera. Si vede. Costringere la mano a un personaggio. Dunque i cattolici una volta baciavano l'anello del Papa dei Vescovi, no? In segno di ammirazione. Giusto, dove sta l'anello? Gli diamo un bacetto, eh? Cosa ti piace ristringere la mano? Ma lo faccio con molto piacere, altro che mi dispiace. Topi, mangiatore di topi.